Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. In questa puntatona parleremo del The Bookends scenario. È una ricerca del governo australiano sul futuro del 2030, inerentemente il circuito delle biblioteche pubbliche. Pur essendo una ricerca intorno al mercato dell'editoria australiano, ha interessanti riflessi e spunti anche per il mercato dell'editoria italiano, quanto dei paesi del primo mondo. Trovate l'intervista tradotta in italiano nella mia bloggata sul mio sito. Il link è indicato in descrizione di questo file di YouTube. The Bookends scenario è una ricerca basata sul metodo dello scenario planning. È una ricerca in inglese che io sinceramente vi suggerisco di scaricare e leggere in PDF, è gratuita. In questo podcast non starò a discutere tutto il file, ma ci focalizzeremo solo su quattro scenari che sono attesi per il 2030 e su quali siano gli eventi sentinella da tenere sott'occhio, che indicano l'emersione di ciascun scenario o comunque interstizio irrazionale prossimo a quale dei quattro scenari. Primavera silente, questo è il primo scenario. In questo scenario il cambiamento climatico diventa peggiore di quanto atteso, scarsità di risorse ed alti costi di energia, la mobilità di merci e persone è drasticamente ridotta e gli individui sono costretti loro malgrado a restare nelle proprie comunità locali. È uno scenario in cui la globalizzazione rallenta, la digitalizzazione è sospesa ed è implementata solo dove ha un impatto positivo sulle comunità. In questo mondo le biblioteche mantengono un ruolo importante e con loro l'esistenza dei libri cartacei per come li conosciamo. Le librerie sono riscoperte dalla popolazione come un luogo di incontro e di sapere e la loro sicurezza e neutralità dell'accesso all'informazione. Le biblioteche pubbliche sono anche tenute in alta considerazione in quanto i loro spazi permettono la promozione di una variegata area di attività. Nonostante questo c'è una pressione sulle librerie in quanto consumatrici di energia per mantenere in funzione i loro servizi. Se volete approfondire il contesto di questo scenario, quindi della primavera silente, vi consiglio di leggere e scaricare il file dei Bookends scenario. Eventi sentinella per lo scenario primavera silente. Report scientifici che indichino il peggioramento dei trend del cambiamento climatico. Notizie di una crescente parte della popolazione che si distacca dall'uso della tecnologia, ricerche che le nuove tecnologie danneggiano l'apprendimento, restrizioni sull'uso dell'acqua potabile ed energia elettrica con contingentamenti pro capite, forte domanda per la letteratura prepper e survivalista, decisioni governative che impongono il non uso della tecnologia in determinate aree. Il cambiamento climatico e i suoi danni dilaganti generano movimenti di protesta sociali nel mondo, la creazione di orti sociali di prossimità in cui coltivare verdure a trasporto zero, recessione globale ed alta volatilità sui mercati, caduta dei prezzi dei beni turistici. Scenario dei palazzi che insegnano. È uno scenario in cui la tecnologia invece costruisce in modo interconnesso e globalizzato un mondo, appunto, interconnesso e globalizzato dove i servizi digitali, dove la presenza digitale nei social media di vario genere è ampia e diffusa. Dilaga l'ottimismo sull'uso del digitale e sulla interconnessione, nonostante nella infosfera si creino molte più informazioni di quante possono essere elaborate da un singolo consumatore, tanto da creare una sensazione di fastidio, una sensazione psicologica di non poter gestire tutta questa massa di informazioni. I libri cartacei sono in declino, nonostante le biblioteche pubbliche siano in espansione per diffondere culture e servizi digitali, sia agli immigrati quanto ai bambini piccoli. In questo contesto le biblioteche pubbliche mutano la loro natura,
a causa della calante domanda cartacea di libri da parte della popolazione che preferisce l'intrattenimento e quanto trova dentro l'infosfera digitale. In internet le biblioteche si convertono in bar, palestre, ristoranti, teatri, aree per eventi culturali di vario genere, in modo da spalmare i costi fissi di struttura, raggruppando attività culturali declinanti e differenziando i servizi offerti con attività paraturistiche. Se volete approfondire il contesto dello scenario dei palazzi che insegnano, vi consiglio di leggere e scaricare il file dei Bookends Scenario. Eventi sentinella per lo scenario dei palazzi che insegnano. Proliferazione nel web di librerie digitali e nel loro ranking dei testi offerti online. Le maggiori e più importanti librerie introducono importanti servizi digitali di condivisione che sostituiscono il cartaceo. Le biblioteche aprono sportelli per servizi accessori come la compilazione di curriculum vitae, sportelli cerca lavoro, aree per corsi di aggiornamento e di specializzazione. Si ha poi una crescita delle vendite dei fumetti in formato digitale. Continuo e persistente invece il calo del numero dei lettori sia dei libri cartacei quanto digitali. Crescita esponenziale del numero dei caffè e cappuccini venduti nei bar delle biblioteche, emersione di spazi di lettura silenziosi che sono fruibili solo a pagamento, proliferazione di vendita di gadget e merchandising eterogeneo all'interno delle biblioteche. Scenario Neuromancer è un mondo di matti, dove tutto accelera, dilaga la scarsità e salgono i prezzi, il prezzo dell'elettricità sale a livelli impressionanti, il traffico in internet satura le connessioni. In questo scenario le biblioteche pubbliche di libri di carta sono percepiti come dinosauri, ma una piccola parte della popolazione le apprezza come luoghi che non hanno connessioni internet e dove non c'è stress e dove la tecnologia è rimasta fuori dalla porta. Isole di tranquillità di un tempo che fu. In questo mondo l'informazione è un bene costoso e raro che è detenuta solo dagli stati e dalle grandi corporation, mentre le medie, le piccole aziende e la popolazione non vi può accedere, in quanto l'informazione è troppo costosa. Questo crea una nuova fonte di ricavi per le biblioteche pubbliche, con staff a tempo pieno che forniscono servizi parascolastici assimilabili ai titoli di studio. Se volete approfondire il contesto dello scenario Neuromancer, vi consiglio di leggere e scaricare il file dei Bookend Scenario. Eventi sentinella per lo scenario Neuromancer. Continua creazione di nuovi format dai mass media digitali. Ricerche che dimostrino l'esistenza di una crescente quota della popolazione che si rifugia nelle biblioteche pubbliche per fuggire dalla tecnologia. Tensioni sociali nei posti di lavoro. Calo continuo e persistente del noleggio dei libri cartacei e del numero delle persone che frequentano le biblioteche. Società private che comprano biblioteche pubbliche, ne digitalizzano il contenuto e poi chiudono la struttura quanto distruggono la massa cartacea. Crescita del livello del pessimismo sul futuro, collasso sporadico delle connessioni internet per eccesso di traffico. Scenario Fahrenheit 451, un mondo pacifico dove tutto passa sullo schermo digitale. La digitalizzazione ha cambiato gli stili di vita e di consumo, quanto il modo di fruire informazione e multimedia. È uno scenario dove tutti i libri cartacei sono morti, sostituiti da edizioni e versioni digitali. È un mondo dove fuori da internet c'è davvero poco spazio per i libri cartacei, mentre in internet si sono sviluppate varie forme di fruizione dei succedanei dei libri di carta. Il numero delle biblioteche pubbliche si è ridotto, sono rimaste in numero esiguo, ed all'interno di queste è possibile trovare servizi collaterali e diversificati. Palestre, bar, ristoranti, teatri, centri di lettura con dispositivi elettronici a noleggio, wifi gratuito con accesso ad internet, sportelli pubblici per consulenze ed assistenza sociale. È un mondo dove le biblioteche scompaiono e rimangono solo le più grandi, le quali sopravvivono solo perché riescono a diversificare la loro funzione, integrando nella propria struttura sia servizi concorrenti quanto servizi collaterali all'attività di noleggio dei libri, che però è stata declinata nel digitale.
eventi sentinella per lo scenario Fahrenheit 451. Biblioteche pubbliche che iniziano ad ospitare call center, i bibliotecari diventano brokers di vendita per un variegato numero di servizi digitali. Si riduce la pressione sui carburanti fossili con la sostituzione di tecnologie rinnovabili e ad energie rinnovabili. La telepresenza è largamente usata nelle famiglie come mezzo di comunicazione, le vendite di libri cartacei collassano, si diffonde l'uso degli ebook in vari formati digitali e con diverse modalità di accesso o fatturazione. Si creano biblioteche private in internet che offrono sia abbonamenti con fruizione libera ed incondizionata, oppure bassissimi prezzi di accesso ad ogni singola opera che può essere acquistata anche a pezzi. Decisioni locali dei comuni che decidono di trasformare le biblioteche pubbliche in digitali con una digitalizzazione dei libri e chiusura delle strutture fisiche. La vendita dei libri in formato digitale supera grandemente il fatturato annuo del numero dei libri cartacei venduti. Questo è più o meno tutto. Se siete interessati a questi temi, io vi consiglio di andare a cliccare nella descrizione di questo file, dove troverete l'intervista tradotta in italiano sulla mia bloggata, sul mio sito, relativo al The Bookend scenario, oltre alla possibilità di scaricare direttamente il file in originale, ovviamente in inglese. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.